L'arrivo del corteo storico con il servo Martino annuncia l'inizio della 64esima Fiera del Vino di Montefiascone, la cui inaugurazione ufficiale avverrà a Piazza Vittorio Emanuele. Un cordiale saluto a tutte le autorità militari, civili e religiose, e si ringraziano tutti i sindaci presenti. Come vedete, ci troviamo alla porta d'ingresso ufficiale del Borgo Maggiore di Montefiascone. Sotto questo arco monumentale, fatto costruire nel 1744 dal cardinale Pompeo Aldrovandi su disegno dell'architetto Domenico Gregorini, invito il sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis, ad effettuare il taglio del nastro per inaugurare la prima mostra fotografica a cielo aperto, una mostra particolare e innovativa che si svilupperà lungo tutto il corso Cavour. Prego. Ecco il taglio del nastro. Perfetto! Ora invito tutti voi a seguire il corteo storico di Montefiascone che ci accompagnerà a Piazza Vittorio Emanuele, dove avverrà l'inaugurazione ufficiale della 64esima Fiera del Vino di Montefiascone.
Valentino, e quindi non possiamo non farlo che facendo ammirare non solo a noi cittadini montefiascolesi, farli scoprire, ma a tutti coloro che vengono da fuori, numerosi turisti, farli scoprire le bellezze del nostro centro storico, sia quelle architettoniche, naturali. Abbiamo un patrimonio da scoprire e credo che attraverso questa manifestazione possiamo far sì che il nome di Montefiascone cresca e vada alto non solo qui nella nostra provincia ma nella regione e spero anche oltre. Thank you.
ci sono molti campi di olivi abbandonati che al di sotto contengono anche le vigne, perché i nostri antenati hanno piantato l'olivo consociato alle vigne. Assolutamente sì, vi ringrazio, io ho recuperato negli ultimi 5 anni, io mi chiamo Presciuttini Pierluigi. 28 ettari di terreni, e tra i quali in questi 28 ettari ci stanno circa 2 ettari di vigneto che sono stati ripristinati alla fruttificazione, quindi Malvasia, Trebbiano Toscano e Trebbiano Giallo, quindi Procanico e Roscetto. Sugo de rogo. Sugo de rogo perché quando io entro in un campo la prima cosa che faccio vado a combattere con i rovi, perché chiaramente sono tutti campi abbandonati che sono stati assaliti dalle sterpaglie, dall'incuria, dall'abbandono. Perciò ecco, è un progetto importante, se vi va siatene anche testimoni di questa iniziativa, perché l'abbandono del nostro territorio è enorme. Contro il mare, da ogni ciao su un pro.